Collaboriamo con il professor Pappone da 5 mesi in relazione ad una patologia precisa che è la sindrome di Brugada, sindrome scoperta nel 1992 e che viene definita anche la sindrome dell'arresto cardiaco. In effetti si tratta di arresto cardiaco se la sindrome si presenta nella sua forma maligna e può portare anche a morte. L'intervento che noi facciamo ha a che vedere con l'informazione dei pazienti e delle loro famiglie nei confronti di ciò che si può fare per questa sindrome, la quale, peraltro, avendo il paziente un cuore perfettamente sano, non può essere trattata farmacologicamente. L'informazione è importante perché ci sono dei farmaci da non assumere, innanzitutto quando si ha la patologia di Brugada, e anche un tipo di vita che, ad esempio, non comporti forti stress o forti febbre. Capiamo perfettamente che è una patologia difficile da trattare, quindi, e che in qualche modo bisogna prevenire. Come si fa la prevenzione? La si fa attraverso l'utilizzo del defibrillatore che viene immesso nel sottomuscolo, a livello del pettorale, sottomuscolo pettorale o sotto la parte cutanea, dipende da situazione in situazione, e da quanto sta creando. Tra virgolette, uso la parola creando perché è una sua creazione, una tipologia di ablazione specifica che va a incidere su quelle che sono le cellule che si manifestano, il fenotipo della parte genotipica del drogata. L'informazione avverrà attraverso un'associazione che stiamo creando, associazione che riguarda sia i pazienti che la loro famiglia per dare un'informazione chiara che finora non è data su questa patologia. I forum che ci sono in internet sono assolutamente confusivi, si dice di tutto e di più. I pazienti arrivano da noi spaventati, dove non gli è stata data una diagnosi, ma non una prognosi. È importantissimo per un paziente sapere cosa può fare del suo cuore e come può sopravvivere a questa specie di orologio interno a scadere che si ritrova.